Bentornati su The Legend of Zelda Breath of the Wild. Nello scorso episodio abbiamo ottenuto la paravela e la nostra vera missione, sconfiggere la calamità Ganon. E in questo episodio, prima di andare avanti, vorrei rompere questa roccia, tanto perché sì, e dammi la salgemma e ridammi il martello, grazie. Ora, il martello sta per rompersi, ed è una cosa molto brutta perché il martello è l'arma che rompe più in fretta questi depositi minerari, insomma. Quindi magari rompiamo questo, tanto per... E il martello si è rotto. Oh, fermi, fermi, fermi! Ok, ho trovato un topazio. Il topazio non è per niente poco raro. Quindi, un attimo, per niente poco raro, è raretto, ok? Però c'è un altro materiale che è caduto giù, che volevo mostrarvi perché è molto utile, che non posso mostrarvi perché è caduto giù. Ah, spero di recuperarlo. Il punto è che non posso farlo adesso, perché? Perché il santuario, o meglio, il sacrario, è qui, sopra questa parte di montagna. Altrimenti non accessibile se non avete abbastanza stamina, che io dovrei avere comunque, ma non importa. Ora rompi, ok, e dammi la pietra focaia. Ora, questa è molto utile se avete come materiale della legna e appunto la pietra. Perché? Se colpite la pietra focaia con un'arma di acciaio, di ferro più che altro, accenderà, beh, il fuoco. O meglio, farà delle scintille che accenderanno un fuoco sulla legna, se c'è la legna. Però lo vedremo più avanti, perché non abbiamo legna da accendere, insomma. E questo è il sacrario di Ridai. Il tempismo giusto, sacrario di Ridai. Allora, niente di troppo problematico, bisogna aspettare che la palla cada con il tempismo giusto nel buco. Fine. Seriamente, questo è il grandissimo puzzle. Oddio, è vero che ci sono altri puzzle di Zelda che sono ancora più semplici. Cough cough, Phantom Hourglass, cough cough. Ma non è il momento di spiegarvi la semplicità dei puzzle di Phantom Hourglass. Allora, qua non ci possiamo andare, o meglio, possiamo andarci, ma è completamente inutile. E qui bisogna davvero avere il tempismo giusto. In che senso? Ah, la palla sta per cadere. Oh no, meglio togliersi dall'interruttore. E la palla poi andrà giù. Wow, la difficoltà di questi puzzle è paragonabile a... Non so neanche a cosa è paragonabile, quindi lasciamo perdere. Allora, ultimo puzzle, questo però è più importante e leggermente più complesso se non usate lo stasis. In che senso? Oltre al fatto che bisogna, come al solito, mandare la palla dentro il buco, cosa che ho appena fatto, cosa che non ho appena fatto, la palla respawna, quindi scialla, bisogna prendere quella chest. Quella chest, aggiungerei, è molto buona, quindi prendetela. È uno dei pochi drop che vi consiglio di prendere perché è fisso. E perché vi conviene prenderlo? Troppo presto, vero? Sì. Allora, posso finire questo puzzle? Ah, grazie mille. Adesso vai così e dobbiamo aspettare che torna la piattaforma. Quindi vai. Ok. Torna indietro. Grazie. E lo stasis può bloccare gli interruttori. Quindi 3, 2, 1. Vai. Perfetto. Lo stasis serve solamente per questo, e per prendere uno strumento che è discretamente utile, per questo ve l'ho consigliato. La bandana da scalata dà protezione, quindi serve, inoltre dà l'abilità scalata veloce, quindi può essere molto più utile di stare senza cappelli, quindi vai. E possiamo finire. Quindi, saliamo verso Ridai, e in questi cosi qui... Se non sbaglio ci sono alcuni strumenti, quindi se volete prenderli, se riuscite a prenderli, prendeteli perché possono essere utili, ripeto. Vediamo cosa contengono e... Un bel niente. Ah, ok. A quanto pare il gioco voleva farvi usare questi barili d'acciaio per premere quel pulsante, ma è inutile. Avete stasis. Bel cappello, zio. E grazie dell'emblema, perché mi servirà. Siamo a due, eh? Dunque, sono le 3:45 di mattina
E c'è già l'alba. Già, è una cosa leggermente strana. Oh! Bene, abbiamo schivato loro. Loro sono dei Lizalfos, ma li vedremo più avanti, anche perché non dico sono complessi da battere, però a questi livelli preferisco evitarli, insomma. Allora, vai così, dammi la pietra focaia, per favore. Opale e Ambra vanno benissimo lo stesso. Oi, Ambra? Grazie. Potrei... Nah, preferisco di no. Quindi, qua c'è una cosa da bombare, quindi Bombastic Super Fantastic. E dammi lo scrigno. Arco da viandante, che non è tanto buono rispetto all'arco da soldato, ma ehi, meglio questo che un arco di Boblin, no? A tal proposito, c'è un Boblin là. Anzi, ci sono dei Boblin là. Riesco per caso... Ah, sì! C'è questa che è di metallo, vero? Ya! Quindi piano piano. Inoltre stanno dormendo i Boblin, eh? Ah no, sono svegli? Quest'ora? Va bene. Allora, pietra magica che cadrai sopra i Boblin. Vai. E attiva. No, non ci arriva? Dai, che ci può arrivare. Dai, che ci può arrivare. Va bene, così dovrebbe arrivarci. Bam! Ah, ed è per questo che adoro usare Calamitron, si chiama, vero? Sì. Abbiamo shottato tutti quanti i nemici in un solo colpo. Potrei cucinare, anzi, in effetti dovrei cucinare. Però facciamo che prima arrivo, vedrete dove, e poi andrò a cucinare. Tanto c'è un posto per cucinare anche là, per quello. Ora, lo scrigno dei Boblin. Beh, un arco non serve. Frecce? Qualcuno? No? Ok, pazienza. Il problema di questo gioco, all'inizio, è che sono portato ad usare tantissime frecce. Ed è una cosa che non mi piace, perché mi finiscono sempre quando ne ho bisogno, e per alcuni puzzle è necessario avere delle frecce, alcuni sacrari più che altro, ecco. Ora, questo qui è un fungo chiamato scattola. C'è una quest che ve ne richiede tipo tanti, quindi comincio a raccoglierli adesso. E il sacrario è qui. Ma ehi, come facciamo a sorpassare quelle spine? Beh, c'è una torre là abbastanza alta. Noi abbiamo la paravela. Dovreste aver capito cosa voglio fare, no? Inoltre, qui c'è un pesce che voglio provare a prendere. E non riuscirò mai a prenderlo. Forse sì, però, eh? No, non te ne andare, pesce! Andato via? Non lo posso più prendere? Dai, per favore. No, è andato via. Peccato. Oh no, no, fermi, fermi, sto per affogare. Wow, mi sono distratto un secondo perché volevo il pesce. Mi sa che affogo, eh? Mi mostrerò che succede se affogate? No, ok, perfetto. Se affogate, respawnerete nell'ultimo punto in cui siete non affogati, insomma. L'ho già spiegato il bug? Credo di no, ma c'è un bug in questo gioco. Se correte... Ah, no, no, l'ho spiegato, l'ho spiegato. Va bene, approfittiamoci del bug using per correre più in fretta. E... Già. No, dai, non mi piace farlo. Dovreste già saperlo, non lo voglio fare. Non serve una bomba qua, vero? La lascio tanto per. La lascio tanto per. E posso anche mettere due bombe insieme, se non sbaglio, sì. Ed entrambe vanno via col boom! No, una sola. Anche l'altra però adesso così. Bene. Ora, questo qui è il ponte fratellone, se non sbaglio, si chiama. E quell'altro è il ponte fratellino. Perché ve l'ho detto? Beh, c'è una quest che riguarda quei due ponti. Il punto è che questo gioco è strapieno di quest, quindi qualunque cosa riguarda una quest. Ah, inoltre, ho notato che sto spiegando un po' troppe cose, la mia solita dote da secchione, tra virgolette. Dote da secchione, che cosa schifo. Attitudine, che non dovrebbe essere questa perché non mi piace fare così. Quindi, non lo farò più. Voliamo però verso il sacrario. Dovrei avere giusto giusto abbastanza altitudine per entrarci. Quindi dovrei stare a posto, vediamo se ce la faccio. E... Perfetto, sacrario di Hayudama. E tanto per dire, quelle rocce vi impediscono di passare. Dovrebbe essere ovvia come cosa. Poi, vai. La via dell'acqua. Indovinate un po' che strumento serve qui, eh? Sacrario di Hayudama. Dunque, Glacior, vai. Niente di troppo complesso, dovete semplicemente usare Glacior, fine. E si può usare anche sui lati, eh?
e non cadrà giù. Perché la fisica in questo gioco è perfetta, tra virgolette, ma quando riguarda il ghiaccio, no. Assolutamente no. E c'è uno scrigno là sopra che voglio, quindi vai così. E andiamo a prenderlo. Ora, dopo il terzo Glacier, l'ultimo che avete creato se ne andrà via. O meglio, il primo che avete creato se ne andrà via. Quindi scrigno. Oh, bene. Ci serviranno delle rupie proprio adesso, quindi ho fatto benissimo a trovarla. Allora, altro qui? Sì, serve anche qui Glacier. Indovinate perché? C'è una palla, c'è un buco là. Dovreste averlo intuito, ripeto. Vediamo un po' che si può fare. Dovresti andare qua senza problemi. Alla prossima, ovviamente. Tu vai qua. Vai qua. E l'ultima dovrebbe andare qua. Vediamo se ricordo bene. No, l'ultima va qua. Problema. Se rompo questa, o meglio, se ne metto una qui, se ne andrà via quella. Quindi rompi questa e metti qua. Ah, per poco. Così però dovrebbe andare. Tanto per sicurezza lo metto un po' più in alto. Ho fatto, vero? E... yeah, ho fatto. Si vola! Ok, l'ho battuto anche. Vai giù. È bellissimo perché si ferma il tempo quando si attivano gli interruttori. Wow. Bla bla. Emblema. Bla. Nota bene, le rocce sono sparite e possiamo lasciare il sacrario. E andare verso questo... coso strano a forma di cavallo. Mi chiedo cosa sia. E infatti sono, o meglio è, lo stallaggio dei gemelli. Ma prima, date il benvenuto a lui, Terry. Ehi là, non credo di averti mai visto prima d'ora. Piacere di conoscerti. Mi chiamo Terry, mi riconosci dal mio enorme zaino che mi fa sembrare uno scarabeo. Ora, se non sbaglio, in inglese il suo nome è simile a Bug. Quindi per quello il simbolo è lo scarabeo. Comunque, la mia missione è girare per le strade del mondo, nonostante i tempi duri, per servire i miei clienti. Vendo un sacco di insetti speciali e oggetti indispensabili per ogni viandante, e a prezzi modici. E se sei a corto di rupie, sono lieto di comprare tutto quello che non ti serve. Gemme e altri preziosi, vero. Potete vendere a lui questi materiali. Che adesso non ci servono. Il topazio, tanto per dire, che abbiamo trovato, vale 180 rupie. Quindi, mio Dio, che fortuna abbiamo avuto. Adesso, l'opale invece si vende a 60 rupie al pezzo. E dato che non servono per adesso, li posso vendere. Inoltre, non dovrei avere problemi nel trovare altre ambre o altri opali. Anche perché dopo un tot di giorni, i luoghi da... minare, tra virgolette, respawnano. Quindi è praticamente inutile tenerseli, se non per qualche quest. Adesso, questa, vero, molto importante. Questa qui è il fascio di legna. Questo qui è il fascio di legna. Ora, se date fuoco a questa legna quando la buttate per terra, in questo modo, L, dov'è? Fascio di legna tira fuori, la buttate giù, e poi le date fuoco con torcia, con pietra focaia o qualunque altra cosa, diventerà un fuoco da campo portatile. È molto utile questa cosa. La volevo io quella mela. Tutto quello che c'è qui intorno si può portare via, a quanto pare. È vero, potete portare via le mele. E dopo un po', se non sbaglio, le rimettono qui a posto, tanto per dirne un'altra. Ora, sbaglio, qui c'è... sì, qui c'è un forcone che comunque ha 7 di potenza, eh. Quindi mi sa che posso togliere qualche cosa che non mi serve, come ad esempio la lancia da soldato è uguale, l'ascia non mi serve, posso scartarla, il boomerang, tanto per mostrarvi la sua utilità, o meglio, la sua inutilità, equipaggiandolo, è praticamente una spada corta. Però, se lo lanciate così, ritorna indietro, e se cliccate A, e solo se cliccate A, lo riprenderete. Altrimenti, addio boomerang, guardate. Vai boomerang, torna indietro, ma mi passa attraverso. Quindi state attenti se lo volete, ovviamente. Ora, non serve il boomerang, è praticamente inutile, ma se lo volete, ripeto, è lì. Ora, faccio giusto un breve taglio perché voglio cucinare un po' qualcosa e poi vi farò vedere quello che ho creato. Perfetto! Allora,
escludendo qualche poltiglia che ho creato per sbaglio, ho creato pozione leva fatica 2, una pozione rinforzante, una pozione sprint e funghi al sale e insalata di funghi e frutta. Ce l'ho fatta. Tanto per avere qualcosa per recuperare punti vita in casi estremi. Dovrei prendere più oggetti in realtà per cucinare, ma ora mi interessa poco. Voglio però parlare con lui. Perché? Perché sì. Benvenuto allo stallaggio dei gemelli. Che ne dici di questo posto? Non è fantastico? Forse non ci crederai, ma tanto tempo fa questa zona era stata quasi rasa al suolo dalla calamità. Ma poiché gode della benevolenza dei Monti Gemelli, trabocca di nuovo di vita. Anche i cavalli selvatici sono tornati. Insomma, questo posto è di nuovo in piena attività. Posso chiederti dove stai andando? Il villaggio Calberico e il villaggio Finterra sono entrambi vicini. Cavalli selvatici? Vuoi farmi credere che non hai visto cavalli venendo qui? Ce n'era un gruppo sotto le mura della Piana delle Origini, ma l'abbiamo mancato, quindi... già. Non ce ne sono così tanti come in passato, ma si può dire che siano ancora abbastanza nei dintorni. I cavalli selvatici sono... selvaggi, appunto. Ma no! Davvero? Hussaren? E non sono ancora stati domati. Se riesci a catturare un cavallo selvatico, dillo a mio fratello Tassaren. Potrai così registrarlo a nome tuo. Se ti servono altri consigli su come catturare i cavalli, chiedi ai miei figlioli. Di giorno stanno tutto il tempo a raccudire i nostri cavalli. Ok. Villaggio Calberico, dove è? Il villaggio Calberico è il villaggio in cui vive la stirpa Sheika. Stirpa? Stirpe. Nei tempi antichi, essa aveva creato tantissimi meccanismi ingegnosi, che quasi parevano magia. Per questo motivo venne considerata una minaccia dal re, che la bandì e ne fece disperdere tutta la popolazione. Questa è una cosa vera. Nella lore di Zelda, infatti, di Ocarina of Time, aggiungerei, la stirpe Sheika è stata scacciata dalla famiglia reale. E, cosa molto divertente, il simbolo Sheika, l'occhio con la lacrima, non è il simbolo originale Sheika. Il simbolo degli Sheika è solo l'occhio. La lacrima è stata aggiunta dopo il tradimento della famiglia reale. Ed è un piccolo dettaglio che se non leggete il fumetto, il manga, uguale, o non leggete la lore di Zelda, non potete sapere. Ed è una cosa molto brutta perché sono dettagli molto interessanti, per me almeno. Se lasci questo stallaggio e imbocchi la strada verso nord, ti troverai davanti a un grande ponte. Attraversalo e prosegui per il sentiero finché non arrivi all'entrata del villaggio Calberico. Adesso, villaggio invece Finterra, eh? Il villaggio Finterra si trova al margine di Hyrule. Non è stato particolarmente colpito dalla calamità, e tutti hanno continuato a vivere senza troppe preoccupazioni. Ho sentito dire che hanno anche un centro di ricerca, vero, ed è molto utile andarci lì, ma non ora. Pare che lì ci siano degli scienziati un po' strani, che la gente si guarda bene dall'avvicinare. Da qui, prosegui verso nord, e ti troverai davanti a un bivio. Imbocca la strada che va verso est, e prosegui diritto. È un po' lontano da raggiungere a piedi, ma se hai un cavallo ci metterai più o meno una giornata. Ok, grazie mille, Hussaren. Tutto sembra esattamente come era un tempo, ma le conseguenze della calamità che si è abbattuta sono pesanti. Per esempio, di notte ci sono tantissimi mostri, vero? State attenti ai mostri. Ora, come si può catturare un cavallo selvaggio? Ehi, Shibo, secondo te questo ragazzo piacciono i cavalli? Guarda, Dart, sto morendo dalla voglia di cavalcare. Non ha occhi per i cavalli, non gli importa niente di tutto il resto. Quindi, significa che abbiamo un cliente! Benvenuto allo stallaggio dei gemelli. Per la precisione, benvenuto davanti alla stalla dello stallaggio dei gemelli. Il tuo sguardo non mente. Ti piace tutto quello che ha a che fare con i cavalli, vero? Proprio così, il suo sguardo non mente. In questo momento nella tua testa solo cavalli. Cavalli, 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 cibo e... cavalli per caso? Allora possiamo aiutarti. Per qualunque dubbio sui cavalli, chiedi pure a noi. Possiamo darti un sacco di consigli sui cavalli. Questa battuta non l'ho pensata io, ma mio papà. Ok, adesso. Come si prendono? Un cavallo buono, come si domano? Ve lo spiegherò io, ma un cavallo buono, tanto per leggerlo. I cavalli pezzati sono docili e si fanno domesticare facilmente. Ma i cavalli di un solo colore, bianco o nero che sia, sono tutti difficili, ok? Selvaggi e difficili da domare. Quindi, se volete avere poche difficoltà, prendete un cavallo pezzato. I cavalli con il mantello di un colore sono più resistenti e veloci.
Papà dice che i cavalli con un mantello di un colore sono complicati all'inizio, ma se si abituano a te diventano preziosi. Ok, secondo papà i principianti dovrebbero iniziare dai cavalli pezzati. Io però da grande domerò uno di colore. Ok, sembra una cosa razzista, ma non è quella. Ok, grazie mille. Ora, come si prendono? Dovete prenderli o alle spalle o dall'alto. Già, se planate sopra un cavallo con la paravela, dovreste riuscire a raggiungerlo senza spaventarlo, insomma. Ora, cosa bella e divertente, là ci sono i cavalli, ma a volte qui ne spawnano alcuni, sono laggiù, li vedete? E qui hanno messo dei ciucciù. Ah, ovviamente, se vi avvicinate ai cavalli ed essi sentono la vostra presenza, scapperanno via. Se c'è un nemico nelle vicinanze, scapperanno via. Insomma, dovete stare attenti. Ora, non ricordo se ci sono altri ciucciù adesso, però se vi accucciate e camminate piano piano, dovreste riuscire a raggiungere i cavalli, insomma. Ora, tanto per... voglio provare una cosa. Perché se non si accorgono della mia presenza da qui... se ne sono accorti? No, ok. Vorrei saltare qui sopra, perché l'IA dei cavalli è strana. Ah, se ne sono accorti. Comunque, l'IA dei cavalli è strana. Ossia, se fate rumore da dietro di loro, ok, e se ne andranno via. Se però andate dall'alto, non se ne accorgono. È una cosa, ripeto, strana, ma non riesco a salire su quell'albero, quindi pazienza. Ora, è vero che i cavalli pezzati sono più facili da domare, però io voglio provare a prendere quello laggiù. Vedete? Quello là... questo, insomma. Vedete? Eccolo qua. Allora, ci provo. Spero di riuscirci, però devo velocizzare perché se non lo prendo, devo passare a un altro cavallo, insomma. Quindi, già, velocizzo barat... no! È un trucco! C'è un Octorok lì, lo vedete? Ancora. Ancora, per favore. Dai, colpisci l'Octorok, please. Ok, perfetto. Era tanto per non far... non far spaventare il cavallo. Ah, mettono questi cosi apposta per non farvi prendere i cavalli. No, no. Vedete? Lo fanno apposta. A questo punto posso anche prendere lui o barra lei. Non so se è maschio o femmina. Quindi, piano piano, ci avviciniamo. Inoltre è pezzato, quindi è perfetto per noi principianti, giusto? Piano piano. Potrei anche correre verso di lui perché non ha molte vie d'uscita. Molte vie d'uscita, non ti agitare. Dai, piano piano. E appena siamo dietro di lui... cliccate A e poi... ok. Di già? Addomesticato? Piano 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 piano, calma, 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 calma. Ora... cliccando L accarezzerete il vostro cavallo. Ed è una cosa incredibilmente utile, perché se non lo accarezzate non si affezionerà a voi, tra virgolette, e potrebbe decidere di buttarvi giù. Lo fanno, quindi attenzione. Sfortunatamente per me questo cavallo è leggermente orrendo. Ha solamente due scatti, se ne possono avere quattro o cinque in alcuni casi, quindi vorrei andare a prendere un altro cavallo. E dato che lì ce ne sono alcuni, voglio provare a prendere uno di quelli là. Farò ovviamente un piccolo taglio barra una piccola velocizzazione, perché altrimenti ci metto 100 anni. Ok, adesso accarezzatelo, basta. Quando avete poca stamina, usate una pozione, perché altrimenti non potrete accudire il cavallo. Perfetto, ora, questo cavallo è abbastanza selvaggio. Fatemi controllare la zampa, perché basta vedere la zampa. Oh, basta. No, 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 fermo, non te andare via. Adesso, che sto facendo? Sto accarezzando il cavallo. Questo cavallo com'è? Ha 4 di sprint, perfetto. Allora, i cavalli 4 sprint sono i cavalli non più difficili da accudire, però dovete stare attenti, perché scappano prima, sono molto più selvatici, tra virgolette, e si accudiscono più... peggio, insomma. Ora, fermati. Come va? Decentemente bene. Ok. Accarezzare un cavallo è una cosa molto importante, perché... praticamente, com'è che si dice? Oh, calma. Ok.
praticamente si fiderà di più di voi, l'ho già detto, vero? Sì. Ora, adesso possiamo andare, facciamo un piccolo scatto, un altro po', ora rallenta un attimo, dobbiamo registrarlo altrimenti poi despawnerà il cavallo e non voglio che despawni. Quindi, parliamo un attimo con non Hussaren, ma... Eccolo qui. Salve, benvenuto nel mio stallaggio, dove puoi accudire il tuo cavallo e riposarti un po'. Ma è la prima volta che usi questo servizio, vero? Sai già come funzionano gli stallaggi? Sì, lo spiego io. Oh, Chirovenia. Allora, permettimi di ricominciare. Benvenuto allo stallaggio. Se sei venuto con un cavallo selvatico, lo puoi registrare qui. Ora, possiamo registrare un cavallo, quindi registriamo questo qui. Servono 20 rupie, se non sbaglio. Eccolo qui. Carattere selvaggio. Vuol dire che ci metterò un po' e il suo carattere comunque non cambierà a abituarmi al suo stile di guida. Anche perché il mio cavallo sul mio file principale è un cavallo docile, non selvaggio. Però questo ha abbastanza vigore, ha praticamente niente di forza, quindi non lo userò per caricare nemici. Ma non importa, perché voglio comunque registrarlo. La tassa di registrazione copre le spese di stallaggio e include la sella e le biglie. Le briglie. 20 rupie. Grazie mille. E adesso? Il nome del cavallo. Come si chiama il cavallo? Non lo so. Ci penso un attimo e poi riprendo a registrare. Tanto perché non ho idee, lo chiamerò Mudsdale. Il nome quindi sarà Mudsdale. Ho capito bene? Ovvio. La registrazione è completa, ma un'ultima cosa, vuoi portare questo cavallo con te adesso? Certo. Grazie. Alla prossima. Ecco qui. Oh, a proposito, se il tuo cavallo dovesse allontanarsi, fischia e lui ritornerà a te, da te, al galoppo. Con giù, l'ho già mostrata questa cosa. Certo, funziona solo se il cavallo non è troppo distante, tienilo a mente. Ora, non preoccupatevi di perdere il cavallo, perché vedremo poi... Calmati, calmati, Mudsdale. Vedremo poi come recuperare un cavallo che è tipo smarrito dall'altro lato del mondo, quindi scialla. Vai con la corsa! Wow, che velocità... meh. Però sì, ogni tanto accarezzerò il cavallo perché altrimenti si arrabbia con noi. Tu, mia cara, sei una pellegrina, eh? Sei già stata alla Fonte della Saggezza? È famosa perché sarà visitata dalla principessa Zelda, che ammiro molto. La Fonte della Saggezza, eh? Calmati, Mudsdale, Mudsdale, ok. Vai, Mudsdale! Avanti! Corri! Ora stoppati un attimo, perché qui c'è un bivio. Ora, il bivio, indovinate un po' cosa segna. Villaggio Calbarico, villaggio Finiterra. Quindi, adesso rallenta un attimo, fermati. Scendiamo giù. E... Calbarico, Finiterra, non Finiterra. Dobbiamo però andare al villaggio Calbarico, non Finiterra. Quindi, vai Mudsdale, corri come il vento! E velocizza un po', finché non succede nulla, sì, vai. Stop! Ci sono alcuni ingredienti qui. Tra di essi, il carapacciofo e l'erba di Hyrule. È una pianta che dà vita e, se non sbaglio, nei primi momenti di gioco può esservi abbastanza utile. Ora, il fischio, perché ancora devo spiegarlo. Chiodone, grazie. Come funziona? Giù. E il cavallo verrà da voi. Anche se vi odia, verrà da voi. Quindi è una cosa un po' strana, ma ok. Ok, riprendiamo la velocizzazione, insomma. Vai. Bene. Chi sei tu, mio caro? Picciulù? Ma... tu mi vedi? Sì. Urrà, urrà! Picciù, picciù! Erano 100 anni che non mi vedevano. Io sono Castonne. Sai, ero nei brutti guai, nei guai brutti, perché non mi poteva vedere nessuno. Quei brutti mostroni lassù hanno nascosto le mie belle maracas. Dovrebbero stare dietro a quelle rocce, i mostroni. Senza le mie maracas non posso usare i miei poteri, picciù. Per favorino, vai a recuperare le mie maracas. Ti pre... pere... pe... quello... non riesco a dirlo. Comunque, subquest, le mini sfide, già. Le mini sfide barra subquest, potete scegliere voi se completarle o meno. Quindi, se volete farlo, bene. Se non volete farlo, bene lo stesso. Io lo farò perché è utile farlo. Quindi,
Ora che siamo qui, un po' più giù. E forse c'è qualcosa da buttargli sopra? Vediamo se è così. Forse no, però, eh. C'è anche uno scrigno là. Sono le maracas, tanto per dire. Ok, qualcosa da fare qui? No? Ok, dobbiamo andarci con le bombe, mi sa. Bomba! Boom! E ancora non ci hanno visti, quindi teoricamente posso buttargli pure quest'altra bomba qua. Boom! Però non l'ho colpito. Ora sì, però. Vabbè, non importa. Andiamoci proprio pesantemente e muori. No! Stiamo attenti, però. Oh no, no, no. Fermi, fermi, fermi. Sto usando il boomerang. Che stupidaggine mi è questa? Spada da soldato, vai. Ok, perfetto. Mi sta facendo poco danno solamente perché ho la bandana e tutto quanto, quindi buon per me. Oh, aia. Vai! Perfetto, dammi lo scudo perché mi serve. Dammi lo scudo, dammi lo scudo, dammi lo scudo. Ok, perfetto. Attenzione, attenzione a tutti. Ok, vai. Fortunatamente quello con la lancia dà pochi problemi perché raramente attacca. Tu invece muori e tu... Vediamo un po' che fai. Ok, dai, attacca ancora, dai. Attacca, attacca. Hehe! Counter attack! E si è rotta la spada. Ok, zanna di goblin. E possiamo finalmente aprire lo scrigno. Vi ho già preannunciato però che non è niente di utile perché sono delle maracas. Maracas di Castonne! Le amate maracas di Castonne! Le sbatacchie da quando aveva 2 anni. Buon per te, Castonne. Tanto per, la mazza Moblin, o meglio, Boblin, riesce a rompere questi? Sì, riesce, vai. Dopo 3 anni e mezzo riesce a romperli, ma... Ok, va bene, usiamo lo spadone, tanto non mi serve questo coso, vai. Ok, perfetto. Mela, ghianda, freccia, possono essere sempre utili. Vai qui, altri 2 progetti. E Castonne, ti ho ripreso le maracas, ora dammi una dimostrazione dei tuoi poteri, mio caro. Cos'è quella? Una lucertola? Presa? Perfetto. Picciù! Sono loro! Le mie belle maracas! Me le da 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 du da da dai? Che bello, picciù! Uffi però, le maracas sono vuote! Prima c'erano dei semi Ikorogu che non ci sono più. Non suonano più come prima, picciù. Mi basterebbe un seme Ikorogu e potrei ricominciare a ballare e a cantare e potrei ringraziarti con i miei poteri. Per esempio, potrei far diventare la tua borsa più grande. Questa è l'utilità di Castonne. Problema. Non possiamo fare nulla per le sue maracas adesso. In che senso? Dobbiamo ottenere dei semi di Ikorogu. Ora, il problema è... Cliccando su destinazione ci apparirà Castonne, perché dobbiamo dare a lui i semi. Dove sono questi semi? Sparsi in giro per il mondo. E non li troveremo a breve, quindi dobbiamo ignorarlo per adesso e andare verso il villaggio Calvarico. Non so ancora se... Oh no, no, scusa, scusa, scusami, 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 scusami. Non l'ho fatto apposta. Aia. Non volevo strattonarti ancora di più. Scusami, Mazdale. Dicevo, andiamo al villaggio Calvarico e poi vediamo il da farsi. Oh! È dura scalare le pareti rocciose quando piove, anche per dei veterani come me. Meglio starsene all'asciutto. Senti, ho qui con me alcune cose raccolte nei miei viaggi che vorrei vendere. Ti vorrei dare un'occhiata? Perché no, dai. Un mercante random, ce ne sono alcuni di questi, eh. Scarabeo aliante, no, troppo. Aspio vigor, granchio podista. No, queste qui cose. Queste qui cose? Queste cose non mi interessano, grazie. Oh, grazie, ti serve altro? Puoi comprare qualcosa? Tipo niente, perché i cosi di mostro non servono a nulla, o meglio, non valgono nulla. Ne possiamo vendere 24 e comunque farci... Quanto? 192 rupie, ma voglio tenermi le rupie per adesso. Se non è strettamente necessario, non voglio vendere le parti di mostro, tra virgolette. Ok, Mazdale, vai. Tanto siamo quasi arrivati al villaggio Calbarico, quindi mi sa che non velocizzo più. E c'è un sacrario nelle vicinanze. È vero, nella maggior parte dei casi, in punti rilevanti della mappa ci sarà un sacrario. Come per esempio...
Ed eccoci qui, al villaggio Calbarico. Ora, che fare qui? Una nonnetta. Un attimo, prima della nonnetta ho visto qualcosa che mi interessa qui. Ed è un bellissimo scarabeo sparaceino. Un ramo che non serve. E c'è qualcosa che luccica là sotto. La posso prendere? Mi sa di sì. Ok, cosa è? È una spada? Una spada del viandante. Grazie mille. Ora, tu, mia cara, chi sei? Oh, un viandante. Scusa se mi trovi così, ma ho preso una storta. Oh, issa. Mamma mia, che vergogna. Dimmi, viandante. Dove hai preso quell'oggetto che tiene la cintura? Ecco, io... Capisco. La tavoletta Sheik è il simbolo del prescelto. Anche se ormai sono ben in pochi a saperlo. Noi Sheik abbiamo atteso a lungo il tuo arrivo. Ma ora vai subito a parlare con la nostra guida, la venerabile Impa. Va bene. Comunque, sono contenta di averti incontrato finalmente. È valsa la pena di vivere così a lungo. Ok. Bananna. Bel nome. Ok. E dunque, io vi saluto e ci vediamo nella prossima parte di The Legend of Zelda Breath of the Wild, dove esploreremo il villaggio Calbarico. Chissà dove è Impa. Chissà dove proprio. See you next time. Oh, certo là. Wow, che fortuna. Ciao.